Buon pomeriggio e buon venerdì 24 luglio 2020. Siamo quasi alle ore 12 e 10 minuti primi. Bene, in questo video, come raffigura anche l'immagine di copertina di Legambiente, volevo parlare della bellissima serata di ieri sera che ha aperto il Giullare, un Giullare Festival contro ogni barriera 2020, assolutamente molto diverso da tutti gli altri anni, che ha aperto le danze con. Ovviamente andando a un po' a fare memoria di tutto ciò che è stato per noi questo lockdown, con la presenza di autorità amministrative, ma anche comici, giusto per stemperare un po' ovviamente la serata. E ad arricchire tutto ciò anche degli attestati di merito, di partecipazione per aver contribuito durante il periodo del Covid ad aiutare coloro che avevano meno possibilità riguardo a, sia al mangiare che all'istruzione. E tra le varie associazioni, se la memoria non mi inganna, ne sono state premiate 16. C'era ovviamente anche Legambiente, che con il suo impegno sicuramente non ha fatto sentire la distanza che c'era in quei mesi a chi ne aveva bisogno. Questo ovviamente è un altro premio che si aggiunge per Legambiente, come tutte le altre associazioni, questo per far riflettere anche come in un momento delicato, qual è stato quello della pandemia, che ripetiamo, magari i contagi si sono ridotti, ovviamente non sappiamo a settembre quale sarà la situazione. Ma va fatto un applauso. Io, da partecipante volontario di Legambiente, sono felice per questo. Ovviamente altrettanto felice se diciamo, appunto a settembre, ottobre non ci sia di nuovo chiusi tutti, cosa che secondo me non ci dovrebbe essere, perché se no, insomma, qui davvero diventa una situazione abbastanza drammatica al 110%. Quindi, comunque, a parte questo, bella serata, testimonianze, abbiamo detto di ovviamente non poteva mancare il primo cittadino, il sindaco Amedeo Bottaro. Poi c'era anche una, ora non ricordo il nome e cognome, comunque una persona che ha avuto purtroppo l'esperienza negativa della positività al Covid. Poi devo fare anche un merito a la ragazza ipovedente Federica. Io anche la conosco, magari non in tutte le sfaccettature, ma comunque siamo compagni di parrocchia qui a Possopiano, lo Spirito Santo, e quindi insomma anche le sue canzoni hanno sicuramente alleviato, diciamo, l'argomento che si è trattato ieri. Comunque voi anche grazie al contributo dei comici, con ovviamente la loro esperienza in campo artistico, che hanno stemperato ovviamente l'atmosfera. Beh, ovviamente durante le foto di rito
delle consegne degli attestati, come si dice, non si poteva fare un distanziamento, anche perché no, 16 associazioni, quindi 16 rappresentanti sono davvero tanti. Quindi vi invito in quest'estate più o meno un po', diciamo, tra virgolette ridimensionata, ma che sarà comunque un'estate con degli eventi, protagonista tra questi sicuramente Palazzo Beltrani o anche per esempio la libreria Miranfugo Marluna Teatro, raccontando sotto le stelle, quindi i piccoli possono stare felici e contenti perché per loro c'è divertimento, però anche per noi grandi, anche perché voglio dire, il divertimento, l'allegria non ha limiti di età, quindi e poi in un momento di ripresa come quello in questo periodo estivo, serve come un po' di svago, di spensieratezza, di divertimento. Beh, contento, ovviamente, insomma, io essendo solo volontario, quindi comunque sono stato contento di vedere una dei vari responsabili delle Legambiente essere lì della zona del palco a ritirare l'attestato, e quindi insomma, per quanto è possibile, ovviamente secondo gli impegni di tutti, cerchiamo un po' di partecipare ai vari eventi estivi, quindi poi attraverso i siti di informazione locale ci sono appunto, ci si può informare benissimo. Per il resto io, a parte che quindi ora ne faccio parte ancora più da vicino, ma realtà come Legambiente, come può essere, che ne so, tipo la città del sorriso, o il colore degli anni, o libreria Miranfu, sono realtà che comunque importanti per la nostra città di Trani. E poi anche volevo ricordare, ora mi è venuto in mente come, se non mi sbaglio, in previsione del 2021 le figure di assistenti sociali saranno ancora più numerose, e questo è un vantaggio, come per esempio anche per i centri Caritas di aiuto, dove l'emergenza, come detto dalla responsabile, non è solo la pandemia, il lockdown, ma è un'emergenza che famiglie che non hanno possibilità di mettere un piatto in tavola o di non avere, per esempio, un computer con cui informarsi, hanno tutto il diritto. E poi sappiamo, vabbè, purtroppo c'è sempre gente un po' stupida, i famosi leoni da tastiera, ma quelli lasciamoli. Facciamoli marcire nella loro ignoranza. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo come domenica mattina arriverà sia un post sul mio profilo Facebook di ringraziamento a voi tutti per il mio 26esimo compleanno, e poi arriverà anche un video di ringraziamento sul mio canale YouTube. Quindi grazie per l'attenzione a voi tutti, noi ci vediamo domani per un nuovo video. Lo mangiamo tanto, visto che già nella quarantena ci siamo
abbondantemente arricchiti e ingrassati un pochino, quindi anzi facciamo delle belle passeggiate, oltre magari al mare. Quindi io vi saluto e alla prossima. Ciao dal vostro Nicolino, ciao!